Ritorno ai bei tempi, ma soprattutto un ritorno alla grande, perché ci sarà un'estate veramente ricca di eventi, di altissima qualità, dove vedranno tutte le piazze a partire, e anche i nostri teatri, a partire da Franco Alfano, Piazza Borea Dolmo, Piazza San Siro, Santa Tecla, Pian di Nave, no? Coinvolte, Villormone, coinvolte in eventi musicali, in eventi di intrattenimento. Su questo voglio fare un grande ringraziamento, perché è stato un lavoro fatto dall'assessore al turismo, insieme all'assessore alla cultura e da tutta l'amministrazione, insieme a gruppi che sono stati fondamentali per la riuscita di eventi come Uno Energy, come l'Orchestra Sinfonica, il dottor Vacchino tramite il Teatro Alice e tantissime altre persone. Dunque sarà un'estate importante, frizzante, e soprattutto credo, mi auguro veramente che possa essere un'estate a ritorno veramente al 100% di serenità, anche perché l'anno scorso già gli eventi ci sono stati, ma c'erano dei protocolli abbastanza rigidi. Quest'anno dovrebbe essere sicuramente molto più semplice. È un budget importante, un budget che sicuramente dà anche un po' il momento di difficoltà, perché non dimentichiamoci che tutti gli enti aumentano i costi energetici, è un momento difficile anche per gli enti locali, però malgrado questo noi vogliamo comunque continuare a investire sul turismo, soprattutto turismo di qualità, perché crediamo che questo sia un valore aggiunto per i nostri concittadini, ma soprattutto anche un'attrattiva per i turisti. Dunque è in questo senso qua. Oggi poi è un giorno particolare, permettetemi solo di fare un passaggio un po' diverso, ma ci tengo a farlo, sento di doverlo fare. Abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di eventi, vorrei anche ringraziare il liceo Cassini per la disponibilità di questi anni, di tutte della partecipazione dei ragazzi, ma anche un modo per ricordare quelle grandissima persona del loro preside, no? del dottor Valeggi, che purtroppo è scomparso ieri, e questo è un momento. Oggi una giornata è stata molto triste, cioè ci siamo lasciati ieri a circa le 13 dopo un incontro positivo per il futuro del liceo musicale che si è svolto in provincia, e poche ore dopo ci ha lasciato. Dunque mi faceva piacere ricordarlo così. Assessore, calendario ricco ce n'è per tutti i gusti, musica, arte, shopping, insomma Sanremo torna a farsi vedere, a farsi valere nel turismo estivo. Ma io penso che possa definirsi veramente un'estate spettacolare, perché abbiamo ripristinato e riutilizzato tante location che purtroppo non si sono potute utilizzare per anni, e le utilizziamo con dei partner importanti che ci danno la possibilità di effettuare delle manifestazioni di livello altissimo. È un calendario importante con tanti nomi e tante possibilità di svago per i turisti e per i residenti. Sono molto contento di quanto è stato fatto, ringrazio tantissimo i partner che ci hanno seguito, in particolar modo Uno Energy, perché sinceramente ci dà la possibilità di affrontare un'estate in maniera importante. Questo per la città di Sanremo è un biglietto da visita nei confronti dei turisti, e quindi sono molto contento di quanto è stato fatto. Sono molto contenta perché, oltre a Santa Tecla come location, che è uno spettacolo perché i lavori stanno andando avanti, ci saranno delle nuove aree e tanti eventi per tutta l'estate. La novità appunto sarà Zazzarazza, che quest'anno non sarà in piazza ma sarà proprio sulla questa terrazza meravigliosa di Santa Tecla, così come Sinfonica, che farà dei concerti anche all'interno del forte. Ma sono molto contenta perché quest'anno finalmente promuoviamo il nostro anche museo civico, perché Soleà farà una giornata all'interno del museo, e il museo dal 28 mi sembra di giugno sarà aperto il pomeriggio dalle 17 alle 23, quindi anche il nostro museo civico finalmente vivrà di eventi al di fuori di quelli che sono i quadri che ormai conosciamo, e quindi questo mi fa veramente molto piacere. Quindi ringrazio CMC Nidi di Ragno, poi abbiamo la Pigna, che non ha bisogno di presentazioni, perché la Pigna in questi anni sta vivendo sempre di più, grazie a chi ha voluto investire nella Pigna con locali commerciali,
e quindi serate, le serate sotto le stelle, il cinema sotto le stelle, che non è una novità, Rock in the Casbah, che non è una novità, che però tutti finalmente aspettiamo dopo 2 anni di chiusura forzata, e incontri culturali, di libri, e poi questa mostra che sarà di nuovo al Museo Civico, con questo partenariato insieme a Torino, e quindi insomma siamo contenti. Avrei voluto fare molto di più, purtroppo abbiamo dovuto dire, ho dovuto dire tanti no, di questo mi dispiace, ma questo è quanto. Una stagione dedicata alla musica classica, quindi alla musica colta, è importante per l'estate, come tradizione della Sinfonica, un calendario più leggero rivolto a un pubblico più ampio, ma anche molto agli ospiti della città di Sanremo, per cui artisti che vanno da Ute Lemper a Cristina D'Avena, da Morgan a Antonella Ruggero, e poi avremo appunto spettacoli per ragazzi, Prokofiev, Pierino il Lupo recitato da Rocco Papaleo, quindi musica per tutti i gusti, Vince Tempera che chiuderà la stagione, e tante altre cose molto estive e interessanti. Con un occhio di riguardo per i residenti. Assolutamente, è partita una campagna abbonamenti che vuole premiare tutti coloro che a Sanremo passeranno tutta l'estate, e quindi ci saranno varie versioni di abbonamenti che potete trovare sul sito della Sinfonica, sia per un numero di concerti più ristretti che per tutta la stagione, che quindi vede premiati coloro che vogliono venire a seguire la Sinfonica all'Alfano.